Sweet Home Radio Genius. Vedrai che il mondo cambierà. Prima di cominciare a scrivere questo pezzo, ho cercato una colonna sonora che fosse adatta e mi sono imbattuto in questo brano, che io pensavo fosse stato scritto per Gianni Morandi in questi giorni, ispirato dalla pandemia. E invece ho scoperto che il brano fu scritto da Migliacci addirittura nel 1972 e ho trovato un video della puntata finale di Canzonissima di quell'anno, che è quello che si sente in sottofondo. Questo mi porta dritto dritto al cuore del problema. La prima cosa che mi viene in mente è che Morandi sia evidentemente un inguaribile ottimista. Ci sta che nel 72 si potesse pensare a un mondo che cambiasse in meglio. Si era appena a ridosso del 68, con tutte le novità e il conseguente ottimismo che aveva portato. Ma che nel bel mezzo di una pandemia come questa, a 40 anni di distanza, tu rispolveri, vedrai che il mondo cambierà, mi pare davvero troppo, troppo ottimista. Financo oltre l'ottimismo, sconfina quasi nell'insipienza. Ricordate cosa succedeva un paio di mesi fa? Tutti a fare i cori sul balcone, tutti a dire andrà tutto bene, tutto un florilegio di hashtag. Adoro la parola florilegio. Vabbè, magari di questo parliamo un'altra volta. Andrà tutto bene, un cazzo. In questo paese sono decenni che non c'è niente che vada bene, figuriamoci cosa succederà dopo la pandemia. Sempre due mesi fa ricordo frasi come ne usciremo cambiati. Ma certo, certo che ne usciremo cambiati, ma non in meglio. Vorrei raccontare il mio di cambiamento. Mi sta succedendo una cosa strana. Mi sto assuefacendo alla quarantena. Non ho voglia di uscire, neanche adesso che potrei. Ho voglia di starmene rintanato. Se non lavoro faccio il balenottero spiaggiato sul divano. Leggo pigramente, scrivo pigramente, preparo pigramente da mangiare. Ecco, l'unica vera pulsione verso l'uscita è quella della spesa alimentare. No, in realtà ce n'è un'altra, fortissima, quella di vedere le mie figlie. Il primo giorno in cui è stato possibile, ci siamo rivisti a casa della mia ex moglie ed è stato semplicemente meraviglioso. Mi mancavano davvero tanto, due mesi senza vederle, è stata una prova durissima. Ecco, ma al di là di loro e di pochi amici che vorrei riabbracciare, della mia vita precedente non mi manca granché. E però è aumentata l'insofferenza per i semplificatori. Non li sopporto davvero più. Quelli che ci fossi io al posto dei professoroni, quelli che ma che ci vuole, quelli che siamo prigionieri. Sì, con due G, prigionieri. Insomma, non sopporto la gente. Una parola, due G anche qui. La gente che vuole sempre dire la propria. Come un cane che delimita il territorio con le sue pisciatine, la gente dispensa ovunque pillole di saggezza insopportabili. I gruppi WhatsApp sono infestati dalla bestialità. Io abito in una piccola frazione sul mare, vicino Roma. Una tipa ha detto che le spiagge dovrebbero essere aperte solo ai residenti. Forse immaginava un esercito di controllori che chiedesse i documenti all'ingresso. Un altro continua a propagare bufale epocali sostenendo che vengono da una persona fidata, da uno informato. Sicuramente sarà il cugino, che ve lo dico a fare, 2G pure qui. Un'altra scienziata sentenzia. Il problema è che questi divieti, secondo me, non sono più motivati per la salute, ma oramai sono manovre politiche. Con buona pace dei congiuntivi e delle preposizioni. E via così, passando da opinioni sulla virologia a quelle sulla gestione della cosa pubblica, tutte sgangherate, tutte che non tengono conto della complessità reale dei problemi. Dice bene quel meme che gira in questi giorni, una foto del Colosseo quadrato con la scritta «Un popolo di allenatori, virologi, biologi, economisti, scienziati e rompicoglioni». E l'uomo campa, come si dice nella capitale. L'uomo campa, ma io non li sopporto più. E così finisce che mi infilo in polemiche totalmente inutili e sterili. Non solo, ma do il peggio di me stesso, tirando fuori spocchi, arroganza e snobismo culturale come se non ci fosse un domani. Quando rileggo quello che ho scritto mi sento male, mi dico che sono una persona orrenda. Ma nonostante questo, pur riuscendo molte volte a tacere, viene il momento che mi si chiude la vena e parto in quarta, come fossi in una trance emotiva. E quindi, caro Gianni, è come dici tu, il mondo cambierà in peggio. Vedrai che il mondo cambierà.